Magda Bianco, dirigente della Banca d'Italia, 64enne bergamasca, è la prima donna ad aggiudicarsi il prestigioso premio Armando Parete rivolto alle eccellenze italiane dell'industria e dell'economia. L'annuncio questa mattina dal rappresentante del comitato scientifico, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, presso la caserma della Guardia di Finanza che porta il nome dell'eroico finanziere di Abateggio, nato nel 23 e morto nel 2016, sopravvissuto alle atrocità del campo di sterminio di Dachau. Con il peso leggero di nemmeno 30 kg, Armando Parete fece ritorno nella sua Abateggio nel 1945 dopo aver percorso a piedi il viaggio di ritorno da Dachau, dopo che il campo fu smantellato dall'esercito americano e non senza fatica e sacrifici portò avanti la sua esistenza, rimanendo fedele alla Guardia di Finanza e, una volta in pensione, girando le scuole di tutta Italia per raccontare quanto di terribile aveva vissuto e lasciare un messaggio ai giovani. Raccontava l'orrore, raccontava cose indicibili, ma diceva anche voi, se io ho superato Dachau potrete superare tutto, il vostro dovere è non spaventarvi davanti a nulla, ma studiare, 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 questo vi porterà in alto. Non per niente premiamo, per incarnare questo messaggio, come dire, senza ipocrisie, chi è arrivato ai vertici delle imprese, ai vertici delle istituzioni economico-finanziarie, perché mio padre incoraggiava a diventare qualcuno nella vita, ma studiare, studiare, studiare era anche il messaggio dell'antidoto necessario a interpretare i fatti. Tra le autorità, oltre al prefetto di Pescara Flavio Ferdani, il comandante provinciale dei Carabinieri Barbero, il capo della squadra mobile di Frischia e gli amministratori locali, anche ovviamente il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Germano Caramignoli, e il padrone di casa, il colonnello Antonio Caputo. Lui incarna, Armando Parete, a mio avviso benissimo, il motto della Guardia di Finanza, il motto che da Annunziano, e siamo a Pescara, nec recisare cedit. Nonostante quello che ha subito, lui è andato avanti, ha ripreso e con più forza ha continuato a lottare per ristabilire la giustizia. Aldo Cazzullo, si ricorda Armando Parete tra l'altro nel giorno del centenario della morte di Giacomo Matteotti. Che segnale è questo nell'epoca storica che stiamo vivendo? Ma è il segnale che la resistenza al nazifascismo fu un fenomeno plurale, e poi in Abruzzo è particolarmente significativo dirlo, perché qui ci fu una resistenza molto forte, legata ad esempio a un personaggio come Ammazzalorso, che disse dal balcone delle città liberate: perdoniamo i fascisti. E poi il no detto al nazifascismo fu detto da civili, da donne, da ebrei, da suori, da sacerdoti e da moltissimi militari, da carabinieri, da poliziotti, da soldati, da finanzieri, come Armando Parete, la cui storia conoscevo solo per sommi capi, ho cercato di approfondirla, è una storia straordinaria, interessantissima, che lui aveva messo a disposizione dei giovani e degli altri.